Questa mattina sono iniziati ufficialmente i lavori di allargamento della sede stradale su via Nofilo. Ne avevamo già preannunciati perché fanno parte di un unico appalto con l'allargamento che è interessato via Vittorio Emanuele nella frazione di Coperchia. Questa mattina si è entrati nel vivo con l'inizio dei lavori e con l'installazione del cantiere nella zona di Cologna. L'allargamento è sicuramente un qualcosa di molto atteso da parte dei residenti del comune di Pellezzano che utilizzano l'arteria principale della statale 88 in direzione da Salerno verso Pellezzano, il collegamento Valle dell'Irno, Città di Salerno, ma soprattutto ecco, il restringimento di via Nofilo ha sempre rappresentato anche per gli automezzi pesanti che si recano presso la zona industriale di Pellezzano un pericolo sia per i pedoni ma soprattutto anche per gli automobilisti. L'intervento, l'amministrazione comunale ha cercato di dare avviso attraverso i canali istituzionali del comune, anche attraverso l'affissione di alcune locandine ai condomini, soprattutto che persistono su via Nofilo, per il disagio che ci può essere in questi giorni. È stato messo a supporto dei movieri e l'impianto semaforico direttamente sulla statale 88 che resterà all'incirca 10-15 giorni, tempo della realizzazione di una parificata a protezione della SS88 e soprattutto anche il supporto della Polizia Municipale e della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie. Ne approfitto per scusarci con i cittadini per eventuali disagi che ci possono essere in questo mese che abbiamo previsto di lavoro, sperando che anche le condizioni climatiche ci assistano per quanto riguarda la fase di esecuzione dei lavori, ma è un intervento che mira a migliorare la viabilità sul nostro territorio. La scelta di farlo in questo periodo è perché noi abbiamo, come dicevo poc'anzi, un solo appalto con quello di Coperchia. Abbiamo perso già alcuni mesi per quanto riguarda la cantierizzazione, ma anche per la fase dei pareri. È opportuno che il lavoro si chiude nei termini, anche perché l'amministrazione comunale ha richiesto un finanziamento al Ministero dell'Interno proprio per la messa in sicurezza del tratto stradale anche di via Nofilo. Perciò partiamo subito, cerchiamo di intervenire quanto prima su una delle difficoltà maggiori che si sono registrate, e tra l'altro sono strade provinciali, ma dove il comune ha chiesto alla provincia il nulla osta a poter procedere con l'allargamento.